abbiamo vendite preoccupanti per il Blu-ray di Solo Leveling in Giappone. E questa notizia, purtroppo, per i fan veri di Solo Leveling, effettivamente è abbastanza seria, abbastanza triste, abbastanza problematica, ma andiamo a vedere. Le vendite di Blu-ray e DVD in Giappone hanno riservato una sorpresa per i fan di Solo Leveling in tutto il mondo. Nonostante la sua enorme popolarità, i dati ufficiali di Oricon ci mostrano come le vendite siano sorprendentemente basse per il primo volume Blu-ray e DVD della serie. Secondo i dati forniti da Oricon, Solo Leveling non è riuscito a raggiungere una posizione di rilievo nelle vendite e non sono state nemmeno pubblicate cifre concrete. Il volume Blu-ray, classificato più in basso, Mashal indica che Solo Leveling volume 1 deve aver venduto meno di 634 unità. Io mo non so un Blu-ray quanto deve vendere per essere considerato una buona vendita, però sì, effettivamente 600 copie sono poche, molto simili a quelle di altri anime popolari come Undead Unluck e Shangri-La. Sebbene i fan spesso considerino le vendite come un segnale positivo o negativo, sia Shangri-La che Solo Leveling hanno già annunciato una seconda stagione, ma in realtà mi pare che ultimamente comunque questa roba delle vendite dei Blu-ray sia una cosa abbastanza sdoganata, cioè non so ancora quanto, di sicuro un peso non da poco, però credo che adesso forse abbia un po' meno peso nella decisione se produrre una seconda stagione o comunque sul successo di una serie. Poi per carità, è probabile che magari in Giappone hanno recepito Solo Leveling in maniera meno positiva di quanto l'hanno recepito il resto del globo. Sta di fatto che, se vi ricordate, c'era già stata una notizia simile per quanto riguarda un anime sempre molto popolare ma che aveva fatto delle vendite di merda in Giappone, ovvero, penso ve lo ricorderete tutti, sto parlando di Chainsaw Man. Anche Chainsaw Man aveva avuto delle vendite abbastanza scarsine in Giappone, tant'è che c'era stato pure il meme sul fatto, la roba divertente sul fatto che l'hentai di Solo Leveling, sì, di Chainsaw Man avesse venduto di più che l'anime di Chainsaw Man stesso, però vabbè, mi sa che quella era una notizia farlocca. Sta di fatto che comunque, sì, particolare come roba, però non so, magari appunto non è stato recepito molto positivamente in Giappone questo Solo Leveling, la prima parte. Sebbene non sia chiaro perché Solo Leveling non abbia avuto lo stesso successo in Giappone rispetto al resto del mondo, i commenti dall'amministratore delegato di Crunchyroll suggeriscono come questa sia sempre stata una possibilità. In un'intervista con The Verge ha sottolineato che a volte alcune serie potrebbero non essere adatte al target del pubblico giapponese e i nostri partner potrebbero non essere in grado di svilupparle in modo che piaccia al mercato globale come a quello giapponese. Ma alla fine, raga, io credo che se un anime ha un successo molto elevato nel mondo, ormai nel 2024, non dico che non danno peso a come va in Giappone, ma se un anime ha veramente tanto successo all'esterno del Giappone, penso che una seconda stagione gliela fanno. Cioè, alla fine, cazzarola, Crunchyroll e principalmente in realtà Crunchyroll, ma comunque i diritti che girano intorno alle serie anime hanno un peso rilevante, quindi ok, ovviamente le vendite del Blu-ray o di merchandise annesso alla serie sono importanti, ma non penso che se vende poco il Blu-ray cancellano una serie in Giappone, nonostante nel resto del mondo fa faville, quindi... Che poi ricordiamo, in Giappone l'hanno pure censurato per il nome e la nazionalità. Ah, ma quindi è vera la censura di Solo Leveling? Quindi, cioè, da noi, cioè nel senso, da noi hanno dato la nazionalità e i nomi giusti, ma in Giappone l'hanno censurato. Per forza gliela devono fare, ha avuto troppo successo. No, vabbè, a parte che tanto l'hanno già annunciata la seconda parte di Solo Leveling, però, ad esempio, Chainsaw Man non hanno annunciato la seconda stagione, ma... Parliamoci chiaro, raga, la fanno la seconda stagione, mo' mi sembrerebbe strano. Guarderai qualche isekai in primavera? Per ora no. Per ora no, non ho ancora visto... Ah, scusa, Mushoku. E Konosuba. Sì, sta un attimo... Mushoku e Konosuba sicuro li guardo, a parte questi due, io stavo parlando di anime nuovi, non di sequel. A livello di sequel non so bene cosa ci sta, quindi dobbiamo un attimo capire. Però di sicuro Mushoku e Konosuba li guardo, quindi... lo Slime no, perché non ho visto la seconda stagione, quindi non posso continuarlo, però Mushoku e Konosuba sicuramente li vedo. Aspetta, Chainsaw Man ai giapponesi non è proprio piaciuto l'anime dall'inizio. No, non è vero, è vero. Chainsaw Man non è proprio piaciuto. Solo Leveling non lo so. Solo Leveling non so se in Giappone è piaciuto o non è piaciuto. Sta di fatto che se le vendite sono basse, magari qualche problema c'è. Non ti permettere mai più. Eh sì. Ma non so se è per boicottare il nome o altre cose inerenti appunto al fatto che hanno censurato le robe in Solo Leveling in Giappone, però magari mi informerò se trovo qualche altra notizia in merito a questa cosa, però insomma rimane il fatto che per ora non sta vendendo troppo, ma sti cavoli, insomma. Un giorno capirete che le vendite dei Blu-ray non valgono praticamente un cazzo. Oddio, non sono troppo sicuro di questa cosa, eh.
In Giappone sono tutto, invece, decidono la continuazione di serie intere. Ok, ma questa cosa sicuramente lo era in passato, ma è ancora così? Cioè, ancora in Giappone, se una serie non vende, non viene continuata? Non ne sono sicurissimo. Dopo che Chainsaw Man ha venduto pochi Blu-ray, hanno cambiato proprio regia. Giusto per fare un esempio, che l'anime... E l'anime è andato una bomba. Dopo che Chainsaw Man ha venduto pochi Blu-ray, hanno cambiato proprio regia? Oddio, che intende questo? Non mi ricordo molto bene questa cosa. Ma non è vero, in Giappone soprattutto i guadagni di anime vengono da gadget, manga. Non so queste persone da dove traggono queste informazioni, però sicuramente comunque i Blu-ray incidono. Dice addirittura lui che sono l'ultima cosa considerata. Mi piacerebbe avere una classifica di quali sono le cose più importanti in Giappone relative a una serie. Cioè, qual è la cosa più importante? Le licenze, quanto va bene nello streaming, la vendita dei Blu-ray, la vendita del merchandising. Chissà. Chainsaw Man ha avuto problemi non per le vendite, ma perché moltissima gente si è lamentata di come è stato adattato. Cosa che io non comprendo, però vabbè. Il regista di Chainsaw è cambiato e ha creato un altro studio. Ok, ma questa cosa è vera, per carità, ma è dovuta al fatto che ha venduto poco il Blu-ray? Tizio ha ragione, tieni conto che per Chainsaw si parlava che sarebbe stato adattato tutto con la prossima season, ma date le scarse vendite hanno optato per un film, così che se non vende lo interrompono. Ma davvero? Stiamo a questi livelli? Ah, ma ti immagini che roba? Ma ti immagini che roba fuori di testa? Cioè, se il film in Giappone non va bene, secondo voi non continuano Chainsaw Man? Non lo so, cioè sono robe che ovviamente non possiamo capire al meglio perché non siamo proprio dentro in Giappone, non so bene se funziona veramente così, però un anime che ha fatto così tanto successo in generale, ma come fanno a interromperlo, dai, mi sembra veramente fuori di testa. Shonen Jump News, Chainsaw Man riceverà un nuovo anime, una nuova stagione e un film. Ok, quindi era uscito questa notizia relativa a una nuova stagione, quindi la seconda, e un film, però alla fine per ora è stato annunciato solamente il film, quindi staremo a vedere, però potrebbe essere. Eh sì, solo che ora non sanno neanche più cosa adattare data la merda di opere che ci sono in giro, infatti stanno uscendo tante seconde stagioni. No, ma dai, ma non... Comunque io non lo so, se adesso mi dovete dire se verrà fatta o no la seconda stagione di Chainsaw Man, per non sapere né leggere né scrivere, io vi dico che al 90% la fanno, mi sembrerebbe follia che lo interrompono. Vabbè, le vendite dei Blu-ray in Giappone sono strane, hanno venduto più le maghette che Free Eren. Davvero? Ah, ok. La Sventas dei Blu-ray hanno superato Free Eren o la Boticaria? La Boticaria si riferiscono alla Speziale? Ah, le maghette hanno venduto 8.114 e Free Eren ne ha venduto 6.326. Capisco. Vabbè, questa è una prova inconfondibile che le maghette sono maggiori di Free Eren, non c'è altro da dire. Abbiamo avuto tanti esempi di opere che nonostante il poco successo in madrepatria hanno comunque continuato la loro produzione, questo per capire come i produttori riescano a scindere la mentalità orientale a quella occidentale. Essendo quella occidentale molto più proficua dal punto di vista economico, la scelta mi pare più che scontata. Ma non lo so, guarda quanto è più proficuo che un anime sia popolare in Occidente piuttosto che in Giappone. Questa cosa vorrei avere dei dati da poter vedere su questa roba qua. Quindi, cioè, pure a me viene da pensare che il mondo intero vale di più per un anime rispetto che al solo Giappone, ma non ne sono sicurissimo. È ovvio che le maghette vengono di più nei Blu-ray, non c'è la censura. Ah, è vero, loro non possono vedere la censura nelle maghette, quindi devono per forza comprare il Blu-ray. Vabbè, è giusto, è giusto.